Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di emergenza sanitaria andando a Teramo, dove il sindaco Gianguido D'Alberto ha disposto la sospensione già da questo sabato di tutti i mercati settimanali sul territorio comunale, oltre alla riattivazione del centro operativo comunale. Intanto a Roseto degli Abruzzi entro fine settimana sarà realizzato un nuovo drive-in per tamponi rapidi a disposizione della cittadinanza sia locale che dell'intera vallata del Vomano. Sentiamo di più nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Regole più stringenti anti-Covid a Teramo. Il sindaco Gianguido D'Alberto ha disposto già a partire da questo sabato la sospensione temporanea dello svolgimento di tutti i mercati settimanali, locali e frazionali del territorio comunale. Si tratta di una decisione tesa a contrastare e contenere il diffondersi di questa pandemia, con particolare riferimento al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale. I mercati settimanali, infatti, richiamano un notevole afflusso di persone provenienti anche dai comuni limitrofi, oltre a determinare lo spostamento extraterritoriale degli stessi operatori economici, e ciò costituisce grave pregiudizio per il rispetto delle norme. Contestualmente, nella veste di presidente regionale ANCI, D'Alberto ha inviato una richiesta formale al presidente della regione Abruzzo Marsiglio, invitandolo, su sollecitazione di larga parte dei sindaci, a valutare di adottare analoghe misure sui mercati all'aperto dell'intero territorio per le identiche motivazioni di Teramo. Il sindaco ricorda inoltre che le misure di rispetto dei protocolli sono sempre più difficoltose ad essere controllate a causa delle esigue forze di polizia locale in questa situazione particolarmente sotto pressione. E per essere maggiormente incisivi ed efficienti nella lotta al Covid, il comune di Teramo dispone anche la riapertura del COC, il centro operativo comunale. Intanto, sempre entro questo fine settimana, all'interno dell'autoporto di Roseto degli Abruzzi, verrà allestita una struttura che permetterà a tutte quelle persone i cui medici di base hanno inoltrato richiesta alla ASL di effettuare il tampone in tempi rapidi e in piena sicurezza. La struttura non sarà a disposizione del solo comune di Roseto degli Abruzzi, ma dell'intera vallata del Vomano. E a proposito di tamponi e positività, il Covid-19 non ha risparmiato neppure il direttore generale della ASL Lanciano Vastochieti, Thomas Schell, che è dunque risultato positivo ed è in isolamento domiciliare. A darne notizie è stata la stessa azienda sanitaria, che in un comunicato riporta anche le parole di Schell, che dice: anche a me è arrivato l'SMS del sistema Smart Test che mi ha invitato a contattare il CESP o il mio medico, sono positivo al coronavirus, lo dicono i risultati dell'ultimo tampone. Era invece risultato negativo un altro tampone fatto pochi giorni fa per scrupolo dal direttore generale della ASL. Schell dice ancora: non ho mai smesso di girare per le nostre strutture per seguire lavori e riorganizzazioni in corso, ho sempre doverosamente rispettato le precauzioni che conosciamo e raccomandiamo a nostra volta, ma la potenza diffusiva di questo virus è tale da non consentire nemmeno un attimo di distrazione. Da ieri sera Schell si trova in isolamento domiciliare, così accade come accade a centinaia di altre persone. Continua a lavorare da casa, dice ancora Schell, e a gestire le emergenze dell'azienda sanitaria in costante contatto con i collaboratori e con tutte le unità operative della ASL. E proseguiamo ora andando a Pescara. Dopo il nuovo DPCM, l'amministrazione comunale è pronta ad utilizzare anche le telecamere intelligenti per scovare eventuali assembramenti. Sentiamo Paolo Renzetti. Sindaco, da 2 giorni l'Abruzzo è zona arancione, il Viminale ha raccomandato maggiori controlli nelle città. Voi siete pronti ad utilizzare anche delle telecamere particolari per scovare degli assembramenti? Noi avevamo predisposto nelle zone più a rischio, cioè Piazza Muzzi e la nave di Cascella, delle telecamere intelligenti che segnalavano gli assembramenti e avvertivano la popolazione. Queste telecamere ci sono e le metteremo in funzione, così avvertiremo
avvertiremo i cittadini che si trovano in determinate aree che c'è il rischio di assembramenti oppure che ci sono assembramenti e quindi è il caso di allontanarsi e di separarsi. Credo che sia molto importante per garantire tranquillità e sicurezza. Noi questa tranquillità l'abbiamo anche perché abbiamo realizzato un ospedale Covid che oggi serve tutto l'Abruzzo, quindi abbiamo una situazione meno impattante rispetto alle altre province, però non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo essere molto vigili. Oramai non vedo più quasi nessuno senza mascherina, c'è una responsabilizzazione in atto molto significativa, le persone sanno che devono stare attente, devono utilizzare quei meccanismi di protezione minimi ma che salvano dal contagio. Questa zona arancione ci sta danneggiando enormemente, Pescara è la città che soffre di più perché Pescara è una città che vive di attrazione, vive di socializzazione, vive di persone, ci sono centinaia e centinaia di locali e quindi di imprese, di attività che oggi soffrono. Dobbiamo tornare alla zona gialla velocemente e per fare questo dobbiamo responsabilizzarci tutti, un'economia nella sicurezza e nella tranquillità di tutti, perché oggi la salute è fondamentale, ma la salute non può essere disgiunta dall'economia perché altrimenti le città muoiono. Ora ci spostiamo a Chieti. Dopo gli attacchi delle opposizioni rispetto all'aumento delle indennità di consiglieri e assessori, arriva la risposta del sindaco Diego Ferrara, che respinge tutte le accuse e contrattacca parlando di accuse vergognose. Parte degli stipendi andranno al sociale e a Chieti solidale. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Non si placano le polemiche a Chieti sugli stipendi mensili spettanti a sindaco, vice sindaco, assessori e presidente del Consiglio Comunale. Dopo la pubblicazione degli emolumenti con una nota pubblicata sull'albo pretorio, l'opposizione si è scagliata contro il sindaco Ferrara, accusato di scarsa sensibilità istituzionale in un momento particolare di emergenza sanitaria. Noi non facciamo parte di una classe politica che, dopo aver raccolto il consenso della popolazione, la tradisce e aumenta lo stipendio. Questa è una falsità ed una calunnia e vedremo anche se è possibile discuterne nelle sedi appropriate. Noi abbiamo fatto una delibera che reintegrava le indennità di funzione. Abbiamo deciso di versarne una quota, quel famoso 7% di cui i nostri detrattori parlano, da mettere su un conto corrente chiamato Chieti Sostiene, a disposizione delle famiglie in difficoltà per via dell'emergenza Covid, in modo che arrivi un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Lo staff del sindaco innanzitutto è una libera considerazione e la libertà che il sindaco può fare, e questo staff sta sostenendo l'amministrazione non solo come indirizzo politico ma è in collaborazione stretta con il personale dell'ente per restituire dignità di lavoro ai dipendenti comunali dopo anni di abbandono. A questo serve lo staff che, in base all'articolo 90 del testo unico degli enti locali, accompagna ogni amministrazione perché prescinde dall'appartenenza politica e di chi amministra. Con questo io spero che si faccia fine, che si metta fine a queste becere politiche sia sui giornali da parte di amministratori della precedente amministrazione che non hanno probabilmente altro da fare, e soprattutto sui social dove imperversano calunnie e falsità che noi veramente respingiamo con forza, perché la nostra giunta sta lavorando 12 ore al giorno per il bene della città.
La Giunta Comunale dell'Aquila ha approvato la soluzione progettuale per la demolizione del solo ponte Belvedere, inagibile dal terremoto del 2009. Lo rende noto l'assessore alla ricostruzione pubblica, il vice sindaco Raffaele Daniele. Nel progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi finalizzati alla realizzazione del nuovo ponte, ha spiegato Daniele, erano previste due opzioni, quella con la demolizione di ponte fabbricato ATER sottostante e quella con la demolizione del solo ponte. Abbiamo scelto quest'ultima in quanto economicamente meno onerosa, 260.000 euro contro i 620.000 nel caso dell'abbattimento anche del fabbricato, e più in linea con le prerogative di attuazione dell'opera complessiva volute dall'amministrazione. Inoltre proseguono i contatti con ATER e inquilini interessati per il reperimento di alloggi alternativi. La Giunta ha poi dato via libera al finanziamento di 18.000 euro in favore dell'amministrazione del demanio collettivo di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza per un intervento di riqualificazione che ha lo scopo di allestire un sentiero panoramico a Preturo. Sono state anche le denunce presentate alla Procura dal Forum dell'Acqua a portare all'inchiesta che vede indagati i vertici di strada dei parchi che gestisce A24 ed A25. Sentiamo di più nel servizio. De Santis, allora è arrivata questa inchiesta della Procura di Pescara all'epilogo, 7 indagati per quanto concerne i vertici di strada dei parchi, e tutto questo anche dopo i vostri esposti, le vostre denunce. Sì, le procure abruzzesi si sono mosse dopo un nostro esposto di settembre 2018 in cui mostravamo foto e immagini inequivocabili sullo stato di trasandatezza, di scarsa manutenzione dei viadotti, delle pile dei viadotti dell'A24 e dell'A25, ferri scoperti, il cemento si sbriciolava direttamente sulle nostre dita praticamente. Quindi noi abbiamo fatto un esposto non solo allegando queste immagini, anche video, ma facendo anche un'analisi delle spese affrontate o non affrontate da Strada dei Parchi in questi anni per la manutenzione sulla base dei dati del Ministero delle Infrastrutture. Quindi abbiamo fatto anche un'analisi tecnica, un corposo esposto che quindi evidentemente aveva le sue ragioni, perché a distanza di 2 anni arriva sia l'inchiesta dell'Aquila sulla A24, della Procura dell'Aquila sulla A24 e della Procura di Pescara adesso sulla A25. Ovviamente le inchieste penali faranno il loro corso, vedremo se ci saranno dei responsabili, però ci sono dei dati incontrovertibili, tant'è vero che il governo ha proceduto al commissariamento per effettuare i lavori nella A24-25, ma anche quello va molto a rilento. La pandemia cambia la modalità con la quale si può partecipare alla 24esima edizione della colletta alimentare che si svolgerà tra poco. Nell'impossibilità di schierare, come è sempre accaduto, i volontari nei supermercati, si potranno acquistare delle card da 2, 5, 10 euro sia nei negozi aderenti che online. Vediamo. Saranno delle card da 2, 5 e 10 euro a prendere il posto degli scatoloni e diventare i contenitori della spesa della colletta alimentare che si svolgerà dal 21 di novembre all'8 di dicembre. Cambia dunque la forma ma non la sostanza della 24esima giornata nazionale della colletta alimentare, la tradizionale spesa della solidarietà promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Alimentare. Quest'anno nei supermercati aderenti si potranno dunque acquistare queste card, acquisto già possibile online dal sito www.collettaalimentare.it. A fine colletta il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti per l'infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti che servono maggiormente e che nella nostra regione sarà distribuito dal Banco Alimentare ai 31.352 indigenti assistiti mediante 100
183 enti convenzionati. La decisione di utilizzare le card in luogo dei contenitori deriva quest'anno dall'emergenza sanitaria, in quanto non possono essere donati fisicamente gli alimenti per ragioni di sicurezza sanitaria. Il passaggio di beni di mano in mano sarebbe infatti troppo rischioso. Per le stesse ragioni di sicurezza non ci potranno essere i consueti gruppi di volontari nei supermercati a raccogliere la colletta alimentare. L'anno scorso in Abruzzo, nella giornata nazionale della colletta alimentare, sono state raccolte 201 tonnellate di cibo, che hanno contribuito così a 1.366.611 tonnellate distribuite durante tutto l'anno dal Banco Alimentare Abruzzo, provenienti da grande distribuzione, industria agroalimentare, reti europee di sostegno alla povertà e appunto la colletta alimentare. Via libera della Giunta regionale al contributo in favore delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo per le scuole medie e superiori dell'anno scolastico 2020-2021. Su proposta dell'assessore regionale alle politiche del lavoro, istruzione e politiche sociali Pietro Quaresimale, il governo regionale ha provveduto a trasferire 3 milioni di euro a tutti i comuni abruzzesi per il rimborso in favore delle famiglie. È una misura molto attesa, spiegato Quaresimale, ed è per questo che ho chiesto agli uffici regionali in uno dei miei primi incontri di definire quanto prima le procedure amministrative per sottoporre alla Giunta regionale la destinazione dei 3 milioni di euro. Siamo arrivati adesso allo sport, partiamo dalla Serie C. Ieri pomeriggio è arrivata la prima sconfitta in campionato per il Teramo, punito dalla rete di Carlini al 72esimo al Ceravolo, prova sottotono del Diavolo, poco pericoloso e spesso salvato dalle parate super di Lewandowski, il servizio di Ania Cantagalli. Fortuna, verrebbe da dire, che il Ceravolo capita una sola volta a campionato, almeno nell'arco di una stagione regolare. Catanzaro si conferma tabù per il Teramo, campo nel quale il Diavolo non ha mai vinto nella sua storia. Finisce 1-0 grazie a un gol di Carlini nella ripresa, al termine di una gara in cui il Diavolo riesce a fare poco o nulla. I biancorossi tornano al 4-2-3-1 dopo l'esperimento non troppo convincente a Pagani del 4-3-3. Rientrano Santoro e Costa Ferreira con Iotti che, come nelle attese, consente a Diakité di tornare sulla parte destra della difesa vista l'assenza di Lasic. Le Aquile creano molto nel primo tempo senza però concretizzare. Inizia dopo 20 secondi Carlini, che si ritrova il pallone tra i piedi e spara in porta con Lewandowski in tuffo a far vedere di essere già caldo. Al 15esimo Evacuo va a colpire di testa dagli sviluppi di un angolo, trovando Lewandowski pronto in due tempi. Al 26esimo il teramano di Massimo buca in tunnel Iotti, si presenta davanti all'estremo polacco ma alza troppo la mira, vanificando la seconda palla gol della gara per la squadra di Calabro. Al 32esimo il Teramo protesta per un presunto fallo di mano in area di Martinelli, ma il direttore di gara fa proseguire. Le occasioni del primo tempo per il Catanzaro si chiudono al 38esimo, quando Riccardi si ritrova un pallone tra i piedi dagli sviluppi di un corner, ma indirizza centralmente in porta con la difesa del Teramo che riesce a sbrogliare. Ad inizio ripresa un colpo di testa di Piacentini ed un'apparente maggiore volontà illudono di un Teramo differente in campo. Il Catanzaro però non ha il calo fisico che ci si attendeva alla vigilia. Al 22esimo Carlini devia in qualche modo un tiro di Risolo, ma è al 27esimo che i padroni di casa concretizzano. È una discesa di Contessa sulla sinistra, di Massimo serve l'assist a Carlini che questa volta spiazza Lewandowski. Alla mezz'ora di Massimo si vede annullare un gol per un presunto fuorigioco, ma prima di lasciare il campo serve un nuovo assist, questa volta Curiale, su cui l'estremo biancorosso risponde ancora presente. Paci prova a cambiare l'inerzia del match affidandosi ai cambi, prima Bonino, poi Kappa ed infine Di Francesco, ma il Teramo di fatto non riuscirà mai a rendersi pericoloso. Per il Diavolo adesso il riscatto dopo la prima sconfitta stagionale si chiama Catania. Non abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello, per venire qua in questi campi e vincere la prestazione deve essere di altissimo livello, devi fare la partita della vita e noi oggi non ci siamo riusciti, ma questo credo che faccia parte di un normale processo di crescita, non è dal punto di vista tecnico, perché i ragazzi sono forti, validi e questa squadra secondo me ha le capacità di giocarsela con tutte, è proprio dal punto di vista emotivo che la squadra deve maturare, perché quando viene in questi campi deve avere la lucidità, l'equilibrio. E il Catanzaro è una squadra forte, una squadra che è costruita per le prime posizioni della classifica e si vede dai giocatori.
ma non per questo noi non possiamo competere al loro livello. Io rimango molto equilibrato, perché so che per venire qua devi avere la maturità tale di giocare la partita sia in fase di non possesso ma anche in fase di possesso, e ci vuole tempo, perché di fronte abbiamo incontrato una grande squadra, un'ottima squadra, e quindi io credo che faccia tutto parte della normalità. Noi dobbiamo continuare sulla nostra linea, sulle nostre idee di gioco, senza cambiare idea, senza cambiare pensiero, perché il lavoro nostro sta proprio lì, migliorare. Ma non è il discorso tecnico oggi, è proprio un discorso di emotività alla partita, perché serve più carattere che i giocatori hanno, ma bisogna farlo vedere in tutte le partite, in tutti i campi. Ecco, questo significa essere maturi. Oggi siamo un filino indietro, ma arriveremo, sono sicuro di questo. E chiudiamo con una notizia che riguarda la pallamano. L'Abruzzo infatti si conferma sempre più casa della pallamano italiana dopo il match della settimana scorsa a Pescara fra Italia e Norvegia per le qualificazioni ad Euro 2022. La federazione ha ufficializzato che il prossimo 20 dicembre sarà il Pala Santa Filomena di Chieti ad ospitare il Supercoppa Day, l'appuntamento di fine anno della pallamano italiana, che dovrà assegnare nella consueta formula che riunisce donne e uomini l'ultimo trofeo di questo 2020. A sfidarsi saranno Conversano e Bolzano per il maschile e Oderzo e Salerno per il femminile. Dopo l'accordo tra Comune di Chieti e Federazione, il Pala Santa Filomena è oggi il nuovo centro tecnico federale, e quello in programma fra poco più di un mese è il primo evento organizzato all'interno della nuova casa. Termina qui dunque la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Vi ricordo che se volete on demand ci sono i nostri servizi sul sito tv6.it, sul nostro canale YouTube e sui social. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Velò condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabottini, chiaramente per parlare del mondo della bicicletta. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.